Era un caldo ferragosto al Lido del Mare Dentro e gli animatori cercavano di far partire le attività in piscina, ma con scarsissimi risultati. Le persone erano assorte nei propri pensieri, anzi, pensieri nei propri smartphone. Buongiorno, dai, vieni con me a fare quel cindello. Ma come siamo giunti a questo epilogo della società moderna? La risposta risale a tantissimi... Mo te la dico io com'è andata. C'era una volta l'uomo scimmia, quelli che come te chiamano ominide. Ma questa è una cosa che è successa un sacco di anni fa. Il primo uomo scimmia viveva nella savana e girava alla ricerca di qualcosa. E quindi girava tutto solo nella savana fino a quando ad un certo punto, zac, si inguaiò. Tra tutti i pericoli della savana riuscì ad imbattersi nel peggiore, un esemplare di donna ominide, la scimmia femmina. E fu subito amore a prima vista, anzi. Amore a prima vista, hey! Le due scimmie si sposarono e l'uomo scimmia, per tenere al caldo sua moglie, dovette scoprire il fuoco. Per poi accorgersi che con l'accendino sarebbe stato tutto più facile. L'evoluzione ebbe una svolta quando l'uomo scimmia trovò un lavoro per portare lo stipendio a casa. Diventò uomo erectus per lavorare in campagna. Iniziò a coltivare i campi e ad allevare gli animali. Poi si rese conto che lo stipendio da campagnolo era veramente basso e decise di mettersi a studiare. Fu così che diventò finalmente uomo sapiens. Si laureò e diventò professore di lingue. G G O O O O G G L L I I Gulu gulu. Ma poi sorprese un alunno con uno strano aggeggio e lì scoprì il telefono. Pronto, Antonio Meucci? Sì, sono io, Alexander Bell, mi dica. Sono l'inventore del telefono. Oh, l'ho inventato io, no, il telefono. No, tu hai capito niente, l'ho inventato. Ma io. Ma non mi interessa di quello che l'ho inventato. No, mi interessa, l'ho inventato io. Basta, venite con me. Guardate. Curvi eravamo e curvi stiamo tornando.